Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi sono tornata con una nuova Get Ready With Me. Sarà da circa tantissimo tempo che non registro più un Get Ready, però credo che è arrivato il momento di ritornare a registrarli perché sul mio canale mancano e non mi piace, no? E niente, ora mi sto truccando perché tra un'oretta circa ho un'esibizione abbastanza importante, però siamo in ritardo. Per cui nulla, siamo in ritardo e niente. Siccome mi trovo un vestito verde, andremo a fare l'ombretto color argento e verde. Ok, possiamo già iniziare a dipingere, tanto la base. Non devo correggere nulla, il mio viso è perfetto così. Stavo scherzando, ragazzi, assolutamente, però comunque non credo che mi serva mettere fondotinta sulle lentiggini perché ci sono e è così, non è che le posso togliere. Per cui mi accontento di quello che il Signore mi ha voluto dare. Ok, sfumiamo già con il verde. Ok, nel frattempo io canto. Proprio no, ragazzi, non ci siamo. In pratica ho scoperto che quando truccato ho gli occhi a mandorla e la cosa un po' non mi piace. Mentre sorrido, truccata ho gli occhi a mandorla e non va bene. Devo trovare il rimedio, ragazzi. Perché non mi piace. E mentre rido, ho gli occhi a mandorla. Cioè, mamma, ma cos'è? Perché poi non me ne accorgo, non me ne accorgo. L'altro giorno, pensando ad una frase che mi hanno detto, sei italiana? Ok, tralasciamo questa cosa. Mi sono fatto chiesto il motivo, scusate, why? Perché? Forse poi con mamma ho detto, ah, probabilmente quando gli ho gli occhi a mandorla. Allora ho riso. Leggermente. Vabbè, ok, tralasciamo questa cosa. Cioè, è tardissimo, ragazzi. Io sto prendendomi in chiacchiere. E ok, quindi in teoria il trucco è già completo. Ora mettiamo un po' di blush. Per poi finire. Vabbè, mettiamo prima il blush, va. Pennello, io l'adoro, la follia è fantastico, strepitoso, strabiliante. Oddio, tra poco dopo l'esibizione, ragazze, che ansia, devo dire che questa è una delle è una la prima esibizione che ho l'ansia. Sì, proprio l'ansia per questa esibizione, speriamo bene. Poi se mi ricordo magari vi faccio anche sapere com'è andata questa esibizione. Speriamo logicamente tutto bene perché le coreografie le so, non è per le coreografie, però sapete, è nella mia città, nel mio paese, scusate. Per cui, vabbè, ok, tralasciamo questa cosa che è meglio. Non mi fate nemmeno ricordare che è nel mio paese perché poi mi vengono gli strani complessi mentali. Oddio, conosco quello, non so quell'altro. Rimane. Aspetta. Sto cercando, aiuto. Ehi, buono. Beh, si vede la differenza tra i due occhi, sì, si vede. Ok,
Aiuto! Aiuto! Ah, mi sono ciecata, raga! Però non ho fatto da... Ho fatto danni. Quindi ok, sono riuscita anche a mettere il rimmel. Ora passiamo a Lucia Labbra. Voglio mettermi un Lucia Labbra perché... Cioè, ferme tutte. Allora, in teoria metto questo rossetto qua della Wycon. Perché comunque è fucsia. E ci sta bene con l'abito di danza, per cui per rispecchiare un po'. Mi sa troppo blush. Però adesso per il video, vabbè, scusate, però metto un Lucia Labbra perché non partiamo appena finisco questo video, non mi conviene mettere questo. Poi mi macchio anche i denti. Quindi, ok, metto un Lucia Labbra. Per completare questo trucco, metto un bel Lucia Labbra color. Un po' di pazienza che con le unghie aprire questo cassettino è un po' improbabile. Allora, perfetto, ragazzi, lo mettiamo un bel fucsia logicamente. E quindi ci sciogliamo questo qua. Ok. Oddio. Sotto, raga. Questo è più rosa, veramente. Sbagliato. Raga, però è sciolto. Sembra che ho fatto un buco nel vabbè. E voilà, eccomi qua, pronta per questa esibizione. Ok, un orecchino sì, un orecchino no. Perfetto, no, me lo sono tolto perché mi fa male un po' l'orecchio il lobo. Ok, forse ci sarà bene un colore un po' più vivo, come un fucsia un po' più forte, ma comunque sono contenta del risultato che ho ottenuto. Voglio gli occhi mandorla. Spero proprio di no, rispondetemi gli occhi mandorla. E niente, ma guarda, se ci fate caso, ho messo in verde come la night art. E niente ragazze, se il video vi è piaciuto mi raccomando, un bel pollice in su. E vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!